nata questo tipo di spettacolo, è nato con uno spirito diverso da quello del nostalgico ricordare. E anzi, proprio oggi che ho intervistato Alice, la cantante che verrà la prossima settimana alla Saison Culturelle, per intervistarla ho sentito il suo disco e c'era questa canzone che io francamente non conoscevo, dell'ultimo album di Giorgio Gaber: non insegnate ai bambini, non gli riempite il futuro di vecchi ideali, ma se proprio volete raccontategli il sogno di un'antica speranza. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stones, girava il mondo, veniva dagli Stati Uniti d'America. Sembra che tu sei arrivato proprio un'ora dopo. Sì, perché noi stavamo al villaggio e mi telefonò un amico messicano, un fotografo, che mi teneva al corrente su quello che succedeva fuori dal villaggio, che è una specie di bozzolo chiuso dove le notizie non entrano e non escono. E mi disse: guarda, è successo così, così e così. E allora io andai da Mario Pescante, che era vice capo delegazione all'epoca, e detto: Mario, andiamo un po', prendi la macchina della delegazione che andiamo a vedere cosa è successo. E partimmo, Mario e io, a Piazza delle Tre Culture, in realtà si chiama Ciudad Tlatelolco, e arrivamo un'ora dopo, insomma, era ancora pieno di polizia, pieno di roba, vestiti, scarpe, lenzuola insanguinate, usavano le lenzuola per fare gli striscioni con gli slogan. Insomma, una cosa veramente brutta. Sotto una montagna di paura e di ambizioni c'è nascosto qualche cosa che non muore. Perché non avevo nessuna intenzione di cantare, volevo scrivere. Siccome da ragazzino facevo poesie e camminavo 20 centimetri da terra, perché mi chiamavano il poeta, avevo 12 anni, e volevo mettere un po' di questa mia cosa nella canzone. Poi ho fatto un paio di provini e ho fatto Ma che bella giornata. Ho fatto Ma che bella giornata e, come la cantavo io, detto Mariano, ha detto: ma non c'è nessuno che la canta come te. Mi sveglio al mattino e sento gridare, qualcuno mi dice ti devi sbrigare, in 7 minuti mi lavo la faccia e prendo il caffè con un po' di focaccia. Ma che bella giornata. Ma che bella giornata.